Oggi ho pregato, signore. Mi sento un rincoglionito, ma voi non avete idea quanto. Diciamo che ritornare su una pista di sabbia dopo 10 anni con il fondo così rovinato, che fatica. Sull'asfalto sono un attimino più a mio agio. Oggi mi seguirai. Okay, alla grande, spettacolo. Non ci dovrà essere nessuna ditta di demolizioni perché è un campionato da vincere. Moto? Moto Honda CRF 2.5 2022. Ah, proprio di pacca! Come dire, cosa potrà mai andare storto niente, dato che. Niente. Quindi. Yes. Dai, ce l'ho? Sì. Immagino sia anche meno bucato dell'altro. Mi sa che un po' di buchi ci sono. Sì. L'importante è darmi le speranze. Stiamo per andare nella pista dove fanno il mondiale motocross dopo 20 giri. Mi sembra onesto da parte tua. Il ragazzo che è sopravvissuto, venuto a morire. Sei già stanco? Vitello, neanche? Oh, ma sentimi l'avambraccio, zio. Porca! Sta esplodendo. Ovviamente, man mano, giro dopo giro, migliora. Intanto voglio anche ringraziare Luca che mi sta dando moto, pista, tutto. Alla grande! Guarda, giustamente, io ho un campionato da fare. Cosa c'è di meglio di venire qui, nella pista da cross, per stare meglio, insomma. Per non rompersi nulla, cioè, aspetta. Signore e signori, si va incordata oggi verso BS Racing e soprattutto verso un'altra meta per prendere una nuova auto. È stata breve ma intensa. Però ha qualcosa in comune. Con lei? No, con la macchina che andiamo a prendere. Ai. Cazzo. Arrivati da BS, lì c'è la mia bambina che rimarrà qua per un bel po' di tempo, purtroppo, dato che bisognerà spedire la centralina in qualche paese strano, non ho ancora ben capito, per sbloccarla. Buonale. Ciao. Quindi, Luca, dove spediamo questa centralina? Se vuoi andare a trovare Babbo Natale. Esatto, stavo dicendo, da Babbo Finlandia. Natale. Quindi la centralina andrà là. Raccontiamo. Direttamente, smontiamo la centralina. Perché non fai la centralina? Perché non la mappi? Perché adesso lo facciamo. Perché tutte le BMW prodotte da luglio 2020 in poi sono tutte bloccate le ECU con un nuovo aggiornamento. Quindi l'unico metodo momentaneamente per farle è sbloccarle in Finlandia. Torna indietro, torna indietro e poi ci penseremo noi. Quota 500 XX. Ovviamente bancheremo e analizzeremo, cercheremo di capire, come diceva il buon Binotto ai tempi, non sbaglio. Giusto. Ciao mia amata. Ciao. Giuca, guardami. Molto bella RS5, ma noi siamo qui per ritrarre la mia macchina,
la seconda, perché adesso ovviamente l'M2 sarà un po' fuori dai giochi per quello che avete appena visto, e quindi dato che non ce la facevo veramente più ad avere come daily car la M2CS, ho dovuto optare insomma per un'altra soluzione. Audi Zentrum Verona mi ha fatto una bellissima offerta, e quindi perché non coglierla? Andiamo a vedere il mostriciattolo. Può Saverio per il tocco di classe. I videomaker saranno contenti perché finalmente saranno comodi dietro quando andremo a fare le gare, o sbaglio? Oh, adesso piano, eh? No, adesso dobbiamo fare il test che non abbiamo fatto prima. Quanti Luca ci stanno nel bagagliaio del Q3? Va che non è manuale, eh? È tutto elettrico. Vi faccio vedere la cosa superiore. Spam! Cioè, hai... Ma che storia! Oggi siamo in un posto un pochino speciale. Ta-da! Nuova Mega Factory di Trident. Ci siamo trasferiti qui da poco. Buonasera, signor Simone, che sta lasciando la base. Arrivederci. Ciao, lo vedrete nel video dedicato. E intanto vi faccio vedere questa roba qui, l'acquisto del 2022. Bam! Due piani, signori, per far star bene i ragazzi della Formula 3. Non so neanche quanto sia costato sto affare qui, ma vi faccio dare una sbirciatina dentro, perché vi assicuro, per gli appassionati sarà un video incredibile. Bam! Basta, 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 basta. Sono tornate tutte le auto da tutte le varie gare, quindi Formula 3, Formula 2 da Imola e la Formula Alpine da Monza. Quindi proprio li ho beccati tutti insieme e sarà una roba incredibile. Parleremo di costi, parleremo di piloti, rivedrete Salvadori Senior raccontare un bel po' di cose belle. Quindi tanta tanta roba. Oggi siamo qui a Cremona, è il weekly, quindi non posso dirvi subito tutte le cosine belle, però diciamo che il 31 l'abbiamo già visto. Poi nel video dedicato vedrete tutto nel dettaglio, con le differenze con la moto completamente di serie con la quale abbiamo corso l'anno scorso e con la quale abbiamo ancora il record ufficiale del circuito fatto in gara, 1:31.9. Quanto avrò fatto? Ci vediamo nel prossimo video. Hey.